Porto Longone è un castello antico, in cima ad una roccia sospesa sul mare. Il giorno che me ne andai era libeccio, con un vento forte che tagliava il fiato e il sole che accecava nel cielo spazzato. Forse, a causa di quel vento e di quel sole, forse per l'emozione della libertà, mi sentivo stordito. Così, quando passai per il cortile e vidi il direttore che se ne stava al sole, parlando ad un secondino, non potei fare a meno di gridare: «Arrivederci, signor direttore!» Subito mi morsi la lingua, perché capii che quella rivederci non ci voleva. Poteva sembrare che io avessi intenzione di tornare in galera o fossi convinto che ci sarei tornato. Il direttore, un bravo uomo, sorrise e corresse subito facendomi un gesto di saluto. «Vuoi dire addio?» E io ripetei «Sì, addio, signor direttore», ma ormai era troppo tardi. La sciocchezza l'avevo detta e non c'era più niente da fare. Quella rivederci mi continuò a risuonare nell'orecchio per tutto il viaggio e poi anche a Roma, come mi ritrovai in casa. Forse fu l'accoglienza, affettuosa, si capisce, da parte della mamma, ma da parte degli altri, anche peggiore di come me l'ero immaginata. Mio fratello, ragazzino senza cervello, stava uscendo per andare alla partita di calcio e mi disse appena «Oh, addio Rodolfo!» Mia sorella, quella sgrinfia e fronzolata, addirittura scappò via, gridando che se in casa restavo io, lei se ne andava. Quanto a mio padre, che non parla mai, si limitò a ricordarmi che alla falegnameria il mio posto non era occupato. Se volevo, potevo incominciare a lavorare anche quel giorno stesso. Insomma, se ne andarono tutti. E io rimasi solo in casa con la mamma. Lei era in cucina a lavare i piatti del pranzo, ritta davanti all'acquaio, piccola e stracciona, i capelli grigi in disordine, i piedi infilati in due enormi pantofole di feltro per via dei reumatismi. Pur risciacquando le scodelle, cominciò a farmi una predica che, a dire la verità, sebbene fosse bene intenzionata, per me era peggio degli strilli di mia sorella o dell'indifferenza di mio fratello e di mio padre. Che mi diceva? Le cose che dicono tutte le mamme, senza tener conto, al solito, che nel caso la ragione era dalla mia parte, io avevo ferito per difendermi. Come avrei potuto dimostrare al processo se non ci fosse stata quella testimonianza falsa di Guglielmo? Figliolo caro, lo vedi a che cosa ti ha portato la prepotenza? Dar retta a tua madre, che è la sola che ti vuole bene, che in tua assenza ha sofferto più della Madonna dei sette dolori. Dar retta, lascia stare la prepotenza. Nella vita è meglio subirne 100 che farne una sola. Non lo sai che chi di spada ferisce, di spada perisce? Anche se sei dalla parte della ragione, con la prepotenza ti metti dalla parte del torto. A Gesù gliela fecero la prepotenza mettendolo in croce? Ma lui perdonò tutti i suoi nemici. E tu? Vorresti essere da più di Gesù? E così via. E potevo dirle che non era vero? Che la prepotenza l'avevano fatta a me. Che la colpa era tutta di quella carogna di Guglielmo. Che in galera avrebbe dovuto andarci l'altro. Preferì finalmente alzarmi e andarmene. Avrei potuto recarmi alla falegnameria, in via San Teodoro, dove mi aspettavano mio padre e gli altri lavoranti, ma non me la sentivo, il giorno stesso del mio arrivo, come se nulla fosse stato, di riattaccare la giubba al chiodo e infilare la tuta con le macchie di colla e di grasso che mi ero fatto 2 anni prima. E poi volevo godermi la libertà, senza pensieri, riguardarmi Roma, riflettere sui casi miei. Così decisi che per quel giorno me ne sarei andato a spasso e avrei incominciato a lavorare la mattina dopo. Abitiamo dalle parti di Via Giulia. Uscii e mi incamminai verso Ponte Garibaldi. In prigione avevo pensato che una volta di nuovo a Roma, libero, le cose mi sarebbero apparse, almeno nei primi giorni, in una maniera particolare, secondo il sentimento che avrei provato rivedendole, allegre, nuove, belle, appetitose. Invece, nulla. Manco non fossi stato a Porto Longone per tanto tempo, ma poniamo avessi passato qualche giorno ai bagni di Ladispoli. Era una delle solite giornate di scirocco romano. Col cielo color strofinaccio sporco, l'aria greve e la fiacca perfino nelle pietre delle case. Camminando ritrovavo tutto come prima e come sempre, senza novità né allegria. I gatti sparsi intorno al cartoccetto, al canto dei vicolo, i vespasiani con le frasche secche, le scritte sui muri con gli abbasso e gli evviva, le donne sedute a gambe larghe a chiacchierare fuori dalle botteghe, le chiese col cieco e lo storpio sui gradini, i carrettini con i fichi secchi e le arance, i giornalai con le riviste illustrate piene di attrici americane. La gente poi mi pareva che avesse delle facce proprio antipatiche, chi con un naso troppo lungo, chi con la bocca storta, chi con gli occhi pesti, chi con le guance cascanti. Insomma, era la solita Roma e i soliti romani. Come li avevo lasciati, così li ritrovavo.
Arrivato al ponte Garibaldi, mi affacciai al parapetto e guardai il Tevere. Era sempre lo stesso Tevere. Lustro, gonfio e giallo, con le baracche ormeggiate della società di canottaggio e il solito grassone in mutande che si esercitava al remo fisso e i soliti sfaccendati che lo guardavano. Per tirarmi su, passai il ponte e andai in Trastevere, al vicolo del 5, ad una certa osteria velletrana. L'oste Gigi era il solo amico che avessi al mondo. Ho detto che ci andai per tirarmi su, ma in realtà ero anche attirato dalla bottega di arrotino di Guglielmo, che era poco distante dall'osteria. E infatti, come la scorsi di lontano, il sangue mi diede un tuffo e mi sentii prima ardire e poi gelare, come se stessi per svenire. Entrai nell'osteria, che a quell'ora era deserta. Andai a sedermi in un angolo in ombra e chiamai a bassa voce Gigi, che stava dietro il banco leggendo il giornale. Lui venne e, come mi riconobbe, subito mi abbracciò, con spontaneità, ripetendo che era tanto contento di vedermi, e io mi sentii rincuorato perché, salvo la mamma, questo era il primo cristiano che al mio ritorno mi avesse dimostrato un po' di affetto. Sedetti senza fiato, gli occhi pieni di lacrime, e lui, dopo qualche frase di circostanza, incominciò. «Rodolfo, chi m'aveva detto che dovevi tornare?» «Ah, sì, Guglielmo!» Non dissi nulla, ma quel nome mi sentii tutto rimescolare. Gigi continuò. «Chissà come l'aveva saputo!» «Certo che me lo venne a dire con una faccia, aveva paura, si vedeva!» Dissi senza levare gli occhi. «Paura di che? Non ha forse detto la verità? Non ha fatto il suo dovere di testimonio? E poi? Non ci sono i carabinieri per proteggerlo?» Gigi mi batté sulla spalla. «Rodolfo, sei sempre lo stesso, non sei cambiato per niente. Beh, lui ha paura, conoscendo il tuo carattere. Dice che lui non credeva di danneggiarti. Gli intimarono di dire la verità e lui disse...» Non fiatai. E Gigi, dopo un momento, riprese. «Ma lo sai proprio che mi dispiace di vedere due persone come te, Guglielmo, odiarsi e aver paura l'uno dell'altro?» «Di... vuoi che lo rassicuri e gli dica che non ce l'hai con lui e che l'hai perdonato?» Cominciai a capire dove volesse andare a parare e risposi. «Non dirgli nulla. Lui si informò con precauzione. Perché? Ce l'hai ancora con lui? Dopo tanto tempo!» «Il tempo non esiste», dissi. «Sono arrivato oggi ed è come se fosse successo ieri. Per i sentimenti il tempo non esiste.» «Ma via!» insistette lui. «Via, non devi fissarti in questo modo, che ti importa? Non la conosci la canzone? Quello che è stato, che ha avuto, avuto, scordiamoci il passato.» «Da retta, scordati del passato, bevici sopra!» risposi. «Quanto a bere questo sì, portami mezzo litro, asciutto!» E lui, senza più insistere, si alzò e andò a prendere il vino. Ma come tornò, non volle versarmi subito. E tenendo il boccale da parte, come se avesse voluto mettermi qualche condizione, domandò con serietà. «Rodolfo, mica vorrai fare una pazzia?» Risposi. «Versa, e non ti preoccupare», insistette. «E poi rifletti, Guglielmo è un povero uomo, c'ha famiglia, quattro figlie e moglie, ci vuole un po' di comprensione!» Ripetei. «Versa, e non impicciarti degli affari miei.» Questa volta versò, ma pian piano, sempre guardandomi, gli dissi: «Prendi un bicchiere, beviamo. Tu sei il solo amico vero che io abbia al mondo.» Accettò subito, si riempì un bicchiere, sedette e riprese. «E appunto perché ti sono amico, voglio dirti quello che farei al tuo posto. Andrei da Guglielmo spontaneamente e gli direi: quello che è stato, abbracciamoci da fratelli, non parliamone più.» Teneva il bicchiere all'altezza delle labbra e mi guardava fisso. Risposi: «Fratelli coltelli, non lo sai il proverbio?» In quel momento entrarono due clienti e lui, dopo aver vuotato ad un fiato il bicchiere, mi lasciò. Bevvi lentamente il mezzo litro, riflettendo. Il fatto che Guglielmo avesse paura non mi calmava, al contrario, mi accendeva non so che furore nell'animo. «Pigliacco, ha paura», pensavo, e stringevo forte il bicchiere di vetro grosso, come se fosse stato il collo di Guglielmo. Mi dicevo che era proprio un vigliacco e che, dopo avermi fatto condannare con la sua falsa testimonianza, adesso si raccomandava a Gigi affinché lo perdonassi. Così finii il mezzo litro e ne ordinai un secondo. Gigi me lo portò e disse: «Ti senti meglio? Ci hai ripensato?» Risposi: «Mi sento meglio e ci ho ripensato.» Gigi osservò, versandomi il vino: «In queste cose bisogna andarci piano, non lasciarsi trasportare dal sentimento. Sei dalla parte della ragione, non si discute, ma appunto per questo devi mostrarti generoso. Te l'ha data Guglielmo l'imbeccata.» Lui non si offese,
e rispose con sincerità. Che imbeccata! E sono amico di tutti e due. Vorrei che faceste pace con tutto. Ripresi a bere. E allora da Guglielmo, forse per effetto del vino, il pensiero mi si rivolse a me stesso e cominciai a pensare a tutto quello che avevo passato in quei 2 anni, a quanto avevo sofferto, a tutte le angherie che mi erano state fatte. E gli occhi mi si riempirono di lacrime e mi venne una gran compassione di me stesso e di rimbalzo di tutti quanti. Ero un disgraziato, senza torto né ragione, come tanti, come tutti. E anche Guglielmo era un disgraziato. E Gigi, anche lui un disgraziato. E mio padre, mio fratello, mia sorella, mia madre. Tutti disgraziati. Adesso vedevo Guglielmo con gli occhi nuovi e pian piano mi convincevo che forse Gigi aveva ragione. A quest'idea mi sembrò di volermi bene il doppio di prima. E fui contento che mi fosse venuta, perché sebbene con la testa fossi quasi convinto che perdonare era meglio che vendicarsi, tuttavia non sarei mai stato capace di farlo se il cuore non me l'avesse suggerito. Però adesso avevo paura che questo impulso buono mi passasse. Capivo che dovevo far presto. Il secondo mezzo litro era finito. Chiamai. Gigi, vieni un momento qui. Venne e gli dissi subito. Gigi, in fondo hai ragione tu. Ci ho ripensato. Se vuoi sono pronto. Andiamo da Guglielmo. Lui rispose. Non te l'avevo detto. Un po' di riflessione e di vino sincero e il cuore parla. Non dissi nulla. E tutto ad un tratto mi presi la faccia tra le mani e cominciai a piangere. Mi ero riveduto a Porto Longone, nell'officina della prigione, vestito del pigiama di galeotto, intento a piallare tavole per bare. In prigione tutti lavoravano e dal reparto falegnami uscivano le casse da morto per Portoferraio e gli altri paesi dell'Elba. E io piangevo ricordandomi come, fabbricando queste bare, spesso mi ero augurato che una di esse fosse la mia. Intanto Gigi mi batteva con la mano sulla spalla, ripetendo «Su, non ci pensare, ormai tutto è passato». Dopo un momento soggiunse «Allora?» Vogliamo andare da Guglielmo? Vi abbracciate da amici e poi venite qui e bevete insieme il bicchiere della riconciliazione. Mi asciugai le lacrime e dissi: andiamo da Guglielmo. Gigi uscì dall'osteria e io lo seguì. Percorremmo una 50 di metri e poi dall'altra parte della strada, tra una panetteria e un marmista, mi apparve la bottega dell'Arrotino. Guglielmo, pure lui, non era cambiato. Piccoletto, grigio, grassoccio e calvo, con la faccia melliflua tra il Giuda e il sagrestano. Lo riconobbi subito, ritto in piedi, di profilo, dentro la bottega, intento alla ruota. Arrotava, ed era così assorto a rifare il filo ad un suo coltello, voltandolo e rivoltandolo sotto la goccia, che non ci vide entrare. Appena lo scorsi sentii che il sangue mi si rivoltava, e mi resi conto che non avrei potuto abbracciarlo come voleva Gigi. Abbracciandolo, c'era il caso che gli staccassi l'orecchio con un morso, così, mio malgrado. Poi Gigi, con voce di festa, disse: Guglielmo, c'è qui Rodolfo che è venuto a stringerti la mano. Quello che è stato, e lui si voltò. E lo vidi tramortire in viso e fare come un gesto per rifugiarsi in fondo alla bottega. Allora, mentre Gigi ci incoraggiava, su, abbracciatevi, e non se ne parli più. Qualche cosa mi saltò in petto e gli occhi mi si oscurarono. Gridai: vigliacco, mi hai rovinato! E mi slanciai contro di lui, tentando di prenderlo per il collo. Lui cacciò un urlo, davvero vigliacco, e scappò in fondo alla bottega. Fece male, perché con tutte quelle rastrelliere piene di coltelli, anche un santo sarebbe caduto in tentazione. Figuratevi io, che aspettavo questo momento da anni. Gigi gridava: Rodolfo, ferma, direggetelo! Guglielmo urlava come il porco quando lo si scanna, e io, sfilato un coltello tra i tanti, mi avventai contro di lui. L'intenzione era di colpirlo nella schiena, ma lui si voltò per pararsi, e lo presi invece in cima al petto. Nello stesso momento qualcuno mi afferrò il braccio mentre l'alzavo per dargli un'altra botta e poi mi ritrovai fuori della bottega, circondato da ogni parte da gente che gridava e nella frenesia del tafferuglio cercava di colpirmi in faccia e sulle spalle. Arrivederci. Arrivederci. Avevo detto al direttore di Porto Longone, infatti quella sera stessa mi ritrovai in una cella di Regina Celi insieme a 3 altri. Per sfogarmi raccontai la cosa e uno di loro allora, che pareva più saputo, osservò: fratel caro, quando hai detto arrivederci, era il tuo subcosciente che ti faceva parlare. Tu già lo sapevi che l'avresti fatto. Forse aveva ragione lui che parlava tanto difficile e sapeva perfino che cosa fosse il subcosciente. Ma intanto ero dentro e l'arrivederci, questa volta, l'avevo dato alla libertà.